Ciao a tutti, bentornati in questo mio nuovo video. Come potete leggere dal titolo, si tratta di un altro video haul. Allora, ieri sono andata da Sephora e non ho acquistato io, ma è stato un regalo, quindi ho avuto regalato un po' di cose. Ora vi mostro prima il pacco di Sephora. Questo è il pacchettino e dentro c'è... Allora, io questa palette è stato amore a prima vista, innanzitutto per il packaging, quindi davvero, cioè io adoro questo packaging. Poi mi sono truccata oggi con questa palette. Allora, io devo dire che non ho questi colori, io che non compro per collezionismo, ma compro perché veramente mi serve e veramente ho, cioè mi piace davvero tanto. Questi sono i colori. Non fatevi ingannare, perché quando questi colori vanno poi stesi sull'occhio si scuriscono un po', quindi non sono proprio così, ma vanno un po' a scurirsi. Dopo comunque vi mostro i swatch. Sono rimasta davvero troppo 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 felice e l'ho pagata anche con il 20% di sconto. Costa intorno ai 37 euro se non erro, e l'ho pagata scontata 30 euro, cioè l'ho pagata, è stato un regalo. Poi ho preso questo piccolo kit. Io avevo già provato tramite dei tester questo siero e devo dire mi sono trovata parecchio bene, quindi ho voluto prendere questo piccolo set che costa 25 euro e con lo sconto sempre del 20% che ha messo Sephora a disposizione in questi giorni prima di San Valentino. L'ho preso per 20 euro. Allora, soltanto questo qua piccolo, che è 15 millilitri, questo qua piccolo costa intorno ai 23 euro, sì, 22-23 euro. Io tutto il kit l'ho pagato 20 euro, e con la crema da giorno e la crema da notte, quindi secondo me ho fatto un affare. Poi, terminato con Sephora, sono andata da Wycon e ho preso questo rossettino, sempre con lo sconto, invece di non mi ricordo 6-7 euro l'ho pagato 3-4 euro. E questo rosino, dopo sempre vi mostro lo swatch. Anche un buon odore. Sempre da Wycon ho preso queste tre matite labbra con l'offerta dei 5 euro. Ho preso sempre questi colori che ho più o meno uso. Questo qua, no aspettate, questo rosa ce l'ho già sulle labbra. Poi sono passata da Strolli e con l'acquisto di un orecchino per 6 euro potevi scegliere tra sia delle collane sia dei braccialetti. Ho scelto questa collana. Ho preso questa che ha questi cuoricini con questi piccoli brillantini all'interno. Visto che io ho un sacco di collane che vanno nell'oro, l'ho voluta prendere nell'argento, tanto per cambiare. Riguardo sempre a tema collane, ho preso un'altra collana da H&M, questa qui sta un po' tutta incasinata, porta queste piccole medagliette. E adesso vi prendo i bikini, quelli di Zaful, perché io devo dire che ogni estate, a parte per la mia tipologia di fisico, penso che sia molto comune tra le donne, credo, allora io sopra porto una seconda, cioè sono piccolina, e sotto sono abbondante, quindi sotto porto una 42-44. Ero un po' indecisa sulle taglie, perché essendo Zaful un sito cinese, non sapevo se prendere la S, però sotto poi dopo avevo paura che mi stessero troppo stretti, quindi ho preso una M per stare un po' più sicura, perché la L poi sopra secondo me era troppo grande. Nonostante io abbia fatto due ordini in una sola volta, mi è arrivato prima
un costume, poi dopo una settimana mi è arrivato un altro costume, non lo so perché, però più o meno i tempi sono 15-20 giorni, non è né troppo poco e né troppo assai, cioè è una via di mezzo. Allora devo dire che comunque la qualità, nonostante sia un sito cinese, la qualità cioè è buonissima, cioè io non mi aspettavo dei costumi tanto buoni. Vi arrivano in questa confezione, quindi la trovo molto comoda questa confezione, perché quando state al mare e vi volete cambiare costume, magari ve lo mettete qua dentro quello bagnato e state a posto. Anche come borsettina, secondo me, da viaggio per mettere l'intimo, secondo me ve la trovate. Allora, questo è il primo, ha questo motivo un po' animalier. Allora, questo mi va leggermente piccolino sui fianchi, ma leggermente, questione che faccio un poco di dieta prima dell'estate e risolvo. Questo è leggermente sgambato, non proprio tanto, però io comunque me lo tiro un po' più su. Porta questo adesivo per l'igiene, quindi ci piace perché molto serio. Poi il pezzo di sopra è così. Io vi consiglio di prendere sempre, che sia un top, che sia un costume, di prendere sempre con questi gancetti che regolano le spalline, perché è molto importante, perché o vi va troppo largo o vi va comunque un po' più lungo, secondo me questa che lo regola vi trovate benissimo. Ah, poi specifico che all'interno ci sono le coppette, quindi per chi ha poco seno sono molto importanti perché riempiono quello che non c'è. Come secondo bikini, questo mi piace molto di più perché è un po' più sgambato. Anche la fantasia, cioè, mi piace tantissimo, è fatto così, ha le bretelle un po' più sottili, quindi molto bello, sempre con il bottino che lo regola, bellissimo. Poi sotto mi va perfetto, bello sgambato come piace a me, cioè io finalmente quest'anno ho dei costumi sgambati che li adoro. Secondo me questo modello qua slancia parecchio, quindi snellisce anche la coscia, secondo me è perfetto. Ora vi metterò la clip dei costumi indossati e niente ragazze, grazie per aver guardato questo video, vi mando un grosso bacio, al prossimo video, ciao.